senso andiamo? Nel senso che fa parte dell'accordo. E entriamo e li impossibilitiamo a proseguire. Impossibilitiamo a proseguire? Ad oggi rimane un concetto abbastanza nebuloso. Questo è quando le premesse non sono chiare. Cos'è che non è chiaro? Dobbiamo entrare e diciamo... Che cazzo ne so, fermi tutti, polizia! No, col cazzo che dico fermi tutti, polizia. Io queste frasi d'estrema destra non le dico. Allora che diciamo? Devi dire una cosa semplice, tipo basta. In che senso? Un tono forte, anche autorevole. Basta! No? Lasciamo perdere, ci sono altre opzioni? Però scusate un attimo, perché a me è venuto un dubbio. E non sono sicurissimo di aver chiuso il furgone. Come non sei sicuro? Tu a una cosa devi pensare, al furgone. È proprio perché ci ho pensato che mi è venuto in mente. Sbarca al cinema il 2 febbraio Smetto quando voglio Masterclass, secondo capitolo della trilogia di Smetto quando voglio. Un gruppo di ricercatori universitari senza lavoro precari che decidono di creare un nuovo tipo di droga andando incontro ad una serie di peripezie fino all'arresto. La banda dei ricercatori dunque è tornata, anzi non è mai andata via. Sarà infatti l'ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zini di rimettere sulla banda, creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle nuove droghe sintetiche. Agire nell'ombra per ottenere la fedina penale pulita, questo è il patto. E così ecco ricrearsi il surreale Dream Team, composto dal neurobiologo, il chimico, l'economista, l'archeologo, l'antropologo e i latinisti. Per portare a termine questa nuova missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti cervelli in fuga scappati all'estero. E anche questa volta non mancheranno le rocambolesche avventure. Abbiamo un'occasione unica, possiamo porre rimedio a tutti i casini che abbiamo combinato, però non possiamo sgarrare. Pietro, ti supplico, fammi uscire da qua, non ce la faccio più a fare madonne. Niente più mignotte, niente più cappotti di lana di lontra da 10.000 euro, niente più macchine sportive, ma soprattutto niente droga. Niente mignotte, niente cappotti, niente macchine, ricevuto. No, Albè, niente droga. Niente droga, giuro, te lo guarda che la prima cazzata sei fuori, Sì, Pietro, però... Io devo tornare a fare la chimica, devo tornare sul campo, poi facciamo tutte le cose che hai detto tu, analizziamo le droghe e scopriamo chi le fa, come le fa, lo scopriamo e poi andiamo lì e ecco, di preciso poi, che facciamo?